Io in 7 minuti cercherò di sintetizzare quello che è un po' il mio pensiero, ma anche di tanti compagni della Toscana. Allora, intanto parto dalla condivisione della relazione di Maurizio, che ho trovata interessante e ricca di spunti. Io inizio il mio intervento dagli avvenimenti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Gli ultimi giorni, l'ultima settimana, noi siamo, come CGIL, scesi in piazza a un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, che non è l'inizio della guerra, perché la guerra lì era del 2014 e c'era. Però noi siamo scesi in piazza, abbiamo fatto manifestazioni e le manifestazioni sono riuscite. Ci hanno anche a volte attaccato per la nostra posizione chiara di no alla guerra senza se e senza ma, dicendoci filo putiniani, cerchio bottisti, tutte queste posizioni qui. Io, dicendosi stupiti, io mi stupisco che si stupiscono della storia della posizione della CGIL. Guarda, non è la posizione della CGIL, è la storia del movimento operaio che da sempre è contro tutte le guerre. Perché le guerre da sempre dichiarano i potenti per interessi economici e le pagano i poveri sotto forma di vite umane e di ulteriore perdita di potere d'acquisto. Da sempre. Questa è la storia del movimento operaio. Quindi mi stupisco che loro si stupiscono di noi. Poi siamo stati in piazza a fianco dei ragazzi di Friday for Future, nella lotta per uno sviluppo sostenibile. Perché sappiamo benissimo che questi ragazzi hanno ragione. Hanno ragione sotto tutti i punti di vista. Perché il futuro sarà sostenibile o non sarà. Noi a questi ragazzi, con questi ragazzi abbiamo un debito enorme, perché gli lasciamo per la prima volta un futuro peggiore di quello che hanno lasciato i nostri genitori a noi. Gli lasciamo un futuro disastrato dal versante ambientale, disastrato dal versante sociale. Una volta si diceva al figlio dell'operaio che si sacrifica, lo fa studiare e diventa dottore. Oggi l'ascensore sociale non funziona più, non c'è più. Al figlio dell'operaio, se diventa operaio, ha vinto la lotteria. E questo è il futuro che lasciamo a questi ragazzi. Con una guerra in casa noi dobbiamo capirli e sostenerli nelle loro battaglie. Poi siamo arrivati alla manifestazione di sabato a Firenze contro i rigurgiti fascisti. Li chiamo rigurgiti fascisti perché non sono stato, come qualcuno ha cercato di dire, una scazzottata davanti a una scuola. Sono nella scia di quello dell'aggressione che fu fatta alla nostra sede nazionale. Quello a Firenze è stato un continuo e ha fatto benissimo la preside Savino, e io sono contento della grande manifestazione che c'è stata a Firenze. Quindi sempre in questo periodo abbiamo assistito alla strage di Cutro, continua la strage di migranti, e adesso, perché non ci si fa mancare nulla, incombe, per la verità c'è già, su di noi una crisi finanziaria che, se fosse anche simile a quella del 2008, sappiamo già qual è la caratteristica principale, che il prezzo più grande lo pagherebbero ancora una volta le fasce più deboli della popolazione. Per questo motivo io credo che noi bisogna, che il gruppo dirigente nazionale ha fatto bene, anche io credo sia stata una cosa epocale, a cercare un asse, un dialogo con Papa Francesco. Io sono proprio contento, perché quando il momento si fa duro, e questo è un momento duro, perché questo è stato un concentrato degli ultimi giorni, ma veniamo da altri fatti ancora più gravi, crisi finanziarie, pandemia, guerra. Allora, quando il gioco si fa duro a questa maniera, io credo che noi bisogna avere il coraggio di rompere gli steccati e di trovare le alleanze anche con chi, non soltanto sulla guerra, ma come ha detto benissimo ieri Maurizio, sulla povertà, sulla dignità del lavoro, sulla lotta contro l'indifferenza e contro l'ipocrisia che troppe volte caratterizzano la nostra società. Ecco, io credo che su queste cose del Papa noi facciamo bene averci quest'asse, questa solidarietà, perché, ripeto, nei momenti difficili bisogna andare oltre, bisogna guardare l'obiettivo. E allora, siccome questo è un momento difficile e siccome noi siamo in una situazione, è stato detto da tanti anche prima di me, ci si ripete, ma è la verità, le affermazioni dei ministri Valditara e Piantedosi, oltre a essere, diciamo, vergognose, hanno una caratteristica, sono la riprova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che questo è non solo un governo di destra, di vera destra, ma è anche un governo che fa una lotta di classe, che rende i risultati a un preciso blocco sociale, anche questo contro la parte più debole della popolazione.
Noi si pensava la parola lotta di classe fosse una parola desueta. Non c'è governo più di questo, sta facendo questo. Ha detto bene Maurizio Landini ieri, lo sta facendo la riforma fiscale, lo sta facendo con la guerra cattiva che ha fatto al reddito di cittadinanza. Cattiva non è un aggettivo della politica o del sindacato. Io uso però cattiva perché per colpire chi in questo periodo si è ulteriormente impoverito, per andare a togliergli un sussidio che non era gran cosa come quella, bisogna essere cattivi. Lo sta facendo la riforma fiscale. Nel 74 in Italia, quindi non in Unione Sovietica o in un paese bolscevico, c'erano 34 aliquote fiscali. La più bassa tassava al 10%, la più alta tassava al 72%. Questo è il fisco che risponde alla Costituzione. Si sta andando verso la tassa piatta. E chi rende merito la tassa piatta? Chi la pagherà la tassa piatta? Sotto forma anche di abolizione di detrazioni. E poi l'autonomia differenziata e poi il presidenzialismo. Guardate, sette minuti un po' idiosi, ce ne sono veramente tante. Io credo c'è la questione salariale. Qui però fatemi fare anche qui una piccola parentesi. Si è scoperto poco tempo fa che è 30 anni che i salari italiani non crescono, perdono potere d'acquisto rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa. 30 anni fa in questo paese c'era la scala mobile. Due minuti. Tolta perché si disse che alimentava l'inflazione. A distanza di 30 anni noi abbiamo i salari più bassi d'Europa con potere d'acquisto e l'inflazione a due cifre. Mi pare forse qualcosa andrebbe rivisto anche da quel punto di vista lì, tanto per essere chiaro. E siccome in questo periodo non è vero che tutti si sono più impoveriti, sono aumentati i poveri, la povertà assoluta è aumentata, la povertà relativa, ma c'è anche chi si è arricchito in maniera spropositata. Ha ragione sempre Landini a dire che bisogna tassare gli extraprofitti, che bisogna fare una riforma fiscale progressiva, che bisogna tagliare le spese militari perché qui c'è bisogno di scuole, c'è bisogno di sanità, non c'è bisogno di cannoni e di fucili. Ma io aggiungo anche un'altra cosa. In un periodo come questo, in cui anche chi è ricco si è esosamente più arricchito, in un paese quindi in cui si è allargato questo gap, io credo che non sia una bestemmia parlare di patrimoniale. Perché lo dicono già anche gli imprenditori più illuminati, lo dicono. Anche gli imprenditori più illuminati. E noi siamo di fronte a un paese in cui i ricchi sono sempre più ricchi, riescono a guadagnare in alcuni casi $14,000 al secondo. Pensateci un pochino. E noi siamo a fare conti con gente che non arriva alla fine del mese, che è povera pur lavorando. Allora, e finisco, io credo che sia giusto l'appello di Maurizio Landini, bisogna mobilitarci. Sono contento di quello che ho sentito dire da ieri dal segretario generale di CISL e UIL, perché mi sembrano parole importanti. Bisogna mobilitarci, perché se ci mobilitiamo con parole d'ordine chiare, noi possiamo invadere le piazze. L'abbiamo fatto a Firenze, è andata benissimo. La Toscana è pronta anche a rifarlo appena rifaremo la prossima manifestazione. Grazie.